bagno, questo si impegna da paura. 3, 2, 1, via! Uè! Oh, 50 km orari! Il video sta finendo con la mia schienata, tenetevi pronti. Oh! Oh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi Kuko Kirin ha deciso di mandarci due monopattini elettrici e quindi dovremo affrontare un bel po' di sfide. Proprio per questo mi sono switchato in due persone. No ragazzi, scherzo. Adesso non ci resta che aspettare Vittorio. Benvenuto. Andiamo ad aprirli subito ragazzi. Ah, qua c'è sempre il trucchetto del doppio scatolo. Sì. Uno, due, tre. Scherzo. Uno, due, tre. No. Bravo, facciamo così, vedi. Ah, che bello rompere le cose. Ta-da! Vale, sporco. Ta-da! Adesso dobbiamo rifare tutto questo bordello per quest'altro. E ancora non ve l'ho detto, ma con questi due monopattini oggi affronteremo un po' di sfide. Nicola dietro la camera già sta ridendo. Che cazzo ridi, Nicola? Oggi non la perde la tua. No, oggi non la perde. No. Questa arriva già montata. Vitto, sei di legno qua scatolo. Così, vai, tiriamo lo scatolo, rompi. Rompiamo. Tutto. Ti voglio più attivo, Vittorio. Vai, uomo. Oh, 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 oh. C'è la sella. Gara di impennata. Sì. Gara di impennata. Questo è il compressore oro e il pezzo forte. Il doppio, però. Uno. Aspetta, però, non mischiamo le due cose, Vittorio. Non iniziare a fare i guai. Oh, no. Già ho rotto la prima cosa, hai visto? Dale. Questo già si è montato. Vieni. Con questa. Si impegna. Divertiti. C'è anche questo set di chiavini. Che non vedo una bella magia. Senza che vi annoiamo, ragazzi. Noi ci becchiamo tra pochissimo. Direttamente quando tutti i monopattini saranno montati. Ah. Elefante! Ragazzi, Vittorio già si sta inventando le sue scuse. Ha detto che il freno non prende. Ma il freno è dietro, guarda. Vabbè. Kuko Kirin G2. Pro, 600 watt alimentato al posteriore, doppio ammortizzatore, ragazzi, c'è. Testa ammortizzatore. Buono, buono. No, con la sella. No, non mi piace. Superato! Non mi piace, superato. Stracciamo questa sella. No. 55 km di autonomia dichiarati dalla casa. Doppie frecce, perché se ne hai una sola, che cazzo serve? Quindi sono per forza due. Claxon. Stava acceso già. E ragazzi, adesso andremo ad affrontare 4/5 sfide, tra le quali già sono svantaggiato su buona parte delle sfide a causa del peso, perché io sono due volte lo sfidante. Il mezzo è lo stesso, faremo uno sparo in partenza. Una gara di impennate per chi impenna più a lungo. Abbiamo montato la sella apposta proprio per impennare, anche ammortizzata, guarda che paura, si rompe. Terza sfida, chi rimane più tempo in equilibrio da fermo. E la quarta sfida, Nicolà, la quarta sfida è una bella gara di salti. Elefante! Ragazzi, tanti di voi avete problemi nell'accensione. Prima di tutto l'azienda specifica che non bisogna mai accenderlo mentre in carica. Seconda cosa, per accenderlo, semplicissimo. Basta girare la chiave, premere il tastino che vedete sotto l'acceleratore. Eccolo qua, acceso. Mannaggia, cavate, pensavo che stai buttando avanti. Olè! Wow, aiuto, questo si impenna da paura. Ma che cazzo di potenza c'ha? Ma si impenna veramente troppo facile. Andremo a staccare il sensore del freno adesso. È questo il sensore del freno. È bello duro. Vai. No, a me stacca, Vito. Nico, noi staccati Kill Nanz. Era quest'altro. Che se ne accorgo. Ah, mi volevi truffare. Guardala, guarda come impenna. Ok, abbassa un po' lo sterzo. Io non sono un handicappato, non sono ritardato e non sono un mongoloide. Ah, c'è il pallino dietro, Vitto. Tutti e due coglioni.
due coglioni proprio. Ma guarda tu voli, capito? A differenza mia, guarda quanto vai più veloce, cioè. Non è proprio, guardalo, non è proprio corretta questa cosa. Non è per nulla corretta questa cosa, non possiamo sfidarci, ah, ragazzi, è una sfida persa in partenza. Andiamo a fare lo sparo, partiamo da giù. Ui, Fossi, meno male che ci sono i doppi ammortizzatori. Guarda, va. Cioè, sei più veloce, devo per una... Frado. No, ma mi straccia. Oh, 50 km orari, questo stavo cagando sotto. Sei pronto? 3, 2, 1, via! Guarda, ma non vale, cammina da piedi, stronzo. Mi spingo col piede io un po'. Guarda, è troppo leggero. Oh, comunque sfreccia, Nessi, così in salita, però 30 km orari, niente. Guardalo come si è fatto, sto impennando lui. Io non posso impennare. Oh, mamma mia, mi ammazzo con questi co. Uè, vai. Dai, la bustara? Ma qua annulliamo tutte le sfide perché è tutta una truffa, Oh, ma ti vuoi ammazzare per forza oggi? Oh! Che stoppi! No, è bravo, ha preso una mano assurda, sto stronzo. Guardalo. Guardo del perdente, guardalo. Sta non piangendo. Sono un perdente, ragazzi, non è che ho preso. Già sta piangendo, guardalo. Se ne va. Io ti corro dietro il team pendente. Dai, allora facciamo una gara di salti. Prendiamo una cassetta, chi la riesce a saltare. No, non ce la faccio. Non ti vuoi ammazzare così? No. Parti da là e arriva qua impennando. E si abbassa. Non lo sai fare? No. Dai, guarda lo stronzo, guarda. Come guarda con quella faccia tanteggiata. Facile. Cazzo, fai tu. Pesante su, cioè non è che è pesante, è scotto. Ragazzi, abbiamo trovato chi mi batte ad impennare, così non ce la fa. A farmi male sì, però. Ragazzi, è troppo forte sto stronzo, io non so come battere, sono in difficoltà. Cosa parli? Harry, che cazzo c'è a ridere, oh? Sui stoppi li batto io! Questo video non avrà un senso logico, ragazzi, se non un test super ignorante del Kugo Kirin G Pro. Che dire, allora, un po' di considerazioni su questi monopattini, i pro e i contro, rispetto a tutta anche la categoria che abbiamo provato, ormai tu provi tutti i monopattini insieme a me, no? Si può dire, li hai provati tutti quanti i miei mezzi elettrici. Allora, ragazzi, velocità ottima, devo dire la verità, bello, prestazionale. La sella è troppo ammortizzata, sì, troppo. È comodo sicuramente per un uso cittadino, ma per chi vuole giocare un po', magari meglio smontarla proprio per giocare all'impiede, anche se così Vittorio è più scarsa ad impennare, per questo le ha voluto fare con la sella, perché così mi metteva a me in difficoltà. No, è vero. Mi sta bullizzando. Non fai vedere il popolo non impennato qua fuori. Vai, fagliela vedere. Ma allora, tu vai. Anche, vieni con me. La conclusione. Vieni con me. Io posso schienarmi solo. Ragazzi, il video sta finendo con la mia schienata. Tenetevi pronti. Levati la mezza, non c'è impennato, ogni mano. Guarda. Ma io devo prendere la mano. Guarda, si stava ammazzando. Ma fate il circo. Affanculo. No. Stava ammazzando. Noi ci becchiamo al prossimo video. Però la prossima volta che ci mettiamo un po' in difficoltà, un po' di enduro, un po' di piste estreme. Ciao ragazzi, alla prossima.